Ok, qua cristallo. Auto, scudo automatico. Il pony cappellone. Lo Slurs, non ho orse, ma lo Slurs. Questa cosa che faceva? Ok, rivive il personaggio. Mettiamo l'attacco. Certo, potremmo provare a qualcosa di dell'agilità, no? In particolare, visto che è solo un avversario, magari provare per qualche volta in modo da farlo agire almeno un po' di meno. Però, ripeto, mi sembra che... Boh. Cioè, ci sono a volte giochi così che c'è proprio magari un'abilità che gli fa saltare un turno, no? Per qualche motivo gli fa saltare il turno. Allora dici, ok, ha proprio saltato un turno. Quindi riusciamo ad attaccarlo più volte noi, no? Ah, quello è finito in terra, vabbè. Però... Quanti danni fa, scusa? Anzi, tra l'altro... Ok, uno. Cos'è il miele? Il miele. Allora, mettiamo anche il regen, dai, perché mi sembra un combattimento lungo qua, Cioè, 2 volte 21? Ok, armor break. Però il fuoco mi sembra che non lo faccia nessuno, no? Se non sbaglio. Vediamo qua, per esempio. Questo è un debuff. Quindi... Basta un buff. No. Però ci sono proprio quelli che si chiamano debuff. Forse serve davvero per ogni categoria. Ok, mettiamo... Debole all'acqua. Adesso... però se lui attacca di nuovo... Rob, non riusciamo, perché sennò facciamo entrare... Effettivamente faccio prima a cambiare... Questo qua lui. Anche tra l'altro siamo in overdrive. Quello è utility, no? Vediamo. Oh, li sto sprecando tutti. Vediamo. Sì. Infatti c'era il coso verde. C'era, ok. Ok, funziona sempre. Aiuta sempre quel coso lì. Ah sì, no, ce l'ha il fuoco. Ma poi comunque stiamo incontrando creature che... La game. Riduce l'agilità del 20%. E in realtà se lo facciamo un'altra volta, in teoria diventano solo altri 3 turni, non è che diventa 40%, quindi non riusciamo ad azzerargli ovviamente l'agilità. Lì è rimasto lì dov'era. Cioè, è comunque il prossimo a attaccare. Né più né meno. Cambiare personaggio abbassa, tra l'altro, effettivamente il coso, bisogna ricordarselo. Lo facciamo sanguinare. Il modo è anche quello. Quello di cambiare personaggio. Comunque. Oppure diceva la difesa.
Mi sembra che la difesa più che altro rimanga. No, sì, abbassa. Abbassa, abbassa. Abbassa proprio. Allora. Niente, incendiamolo. Andiamo in overhit. Però fa niente. Prossima. Vediamo un attimo. Meno olio. È stato bruciato l'olio. Ok, possiamo aiutare. Così andiamo giù. Bene. E siamo ancora in over. No, siamo in overdrive. Buono. Questo è. Sì, si può rubare, non so cosa, ma. Rubiamo che così scendiamo ancora. No, ho sbagliato. Sono saliti. Cos'è che ha preso un overdrive? Un qualcosa di overdrive, mi sembra. Vabbè, comunque. Siamo sempre lì alla fine, finché non ci sono incontri difficili. Il sovraccarico mi sembra. È una zona piuttosto grande, tra l'altro. Vabbè, torniamo sui nostri passi. E quindi questo lo avevamo preso, sì. Anzi, tra l'altro, qui inizia a essere più importante salvare. Allora, che era? Lasciamo stare il tizio. Eccolo qua. Ok. Tu vedi questi simboli sul terreno? Ok. Questo, come i nativi di Valandis, hanno indicato che c'è un tesoro sotterrato. Sono tre piccole frecce su di esso. Una punta verso il tesoro, mentre le altre due sono finte e cercano di rogliarti, insomma, di portarti fuori strada. Da qualche parte in quest'area c'è un altro simbolo che punta allo stesso tesoro. Ok, quindi sembrerebbe. Cioè, se questo era reale, avrebbe dovuto essere reale la freccia, ma un po' più girata verso sinistra. Ok, che punta allo stesso tesoro. Puoi immaginare dove sia il tesoro, cercando di trovare l'intersezione alla fine. Grandioso, no? Vai avanti e prendilo. Non serve un attrezzo. Poi possiamo andare al prossimo punto di interesse, più a nord. Vediamo un attimo. Ok, era qua. Ok. Poi vediamo sempre la mappa. Un posto anche qui sotto, sembra. Dobbiamo vedere cosa Vesta vuole da noi. Ok, quindi non si può andare per ora qua. Poi è strano, lì sembra tagliata la mappa. È possibile che abbia disegnato il confine esattamente così? Vedi che in teoria sono settori. No. Beh, è là in alto. Ecco qua le ali. Però fuoco. Per due turni. Sì, in teoria ce la facciamo. Cambiamo con l'N. Però. E dobbiamo farlo adesso, perché sennò. Overdrive. Mm.
Io non so ancora questa cosa qua. Cioè, per esempio, se loro avessero collegato l'agilità alla frequenza del turno, ma anche al critico, c'è un motivo in più. Perché sennò, boh, mi lascia un po' perplesso sta cosa. Siamo usciti l'overdrive, però. Allora. Vabbè, comunque buffiamoci lo stesso. Diciamo che il sistema combattimento sembra effettivamente più sofisticato di quello che non. Ah, ok, così si fa a scappare con l'altro pulsante. Ok. Beh, diciamo che è il danno maggiore che può fargli. Allora, diminuiamo le difese. Santa. Allora il veleno tra poco sparisce. Facciamo così. Mettiamo dentro lei e gli facciamo. Debaffiamolo un po'. Cos'è che ha su ancora in questo momento? Poison ancora per 2 turni. Ok. Mind break, quindi facciamo più danno magico. Defense break anche fisico. Facciamo comunque danno di fuoco, vediamo. No, 50, era meglio l'olio. Quindi mettiamoli sull'olio. E stiamo andando in overheat. Ma niente, lo tiriamo giù subito. Ok, ha risparmiato. Cioè, 5% di possibilità di risparmiare punti tecnica, ma mi sembrano più frequenti in realtà di quello che non sembra. A rubargli qualcosa di nuovo. Muco sterile. Ok, abbiamo. Ci serviva tra l'altro. Ah sì, ciao. Ok. Ah, se da combattimento. Anche quello. Ah, ripeto, è notevole che questa persona da sola abbia fatto questo gioco. Poi, qualche limite qua l'abbiamo visto. Questo. Ok. Dobbiamo sempre cercare Vesta, se no non possiamo. Ma dove cavolo sarebbe, scusa? Ah, no, no, no. Non è detto che sia là. Quella là è sempre la caverna. Però aveva parlato di andare a nord, qua. Cos'è? Allora, nei giorni scorsi mio marito è stato a guardare attraverso la finestra dei mulini. Questa mattina. Ok, sembra che abbia scoperto qualcosa ed è corso verso di loro. Non si riferisce? A meno che non l'ho tradotto male. Se mi avvicino qua c'è qualcosa? No. Qua non c'è niente. Aspetta che frutto succulento. Poi ha anche un autosave frequente, quindi non è male. Dove sarebbe? Lui ha detto a nord. Dove è sta nord? Secondo me. Qua? Aveva parlato di nord, no? Qui siamo fuori in teoria dalla zona. Allora, dovrebbe essere tipo qua, invece non c'è. Qua c'è questo ragazzo. Eccolo qua. Però siamo fuori dal cerchio. Allora, non noti nulla intorno a me? No? Ah, quello. Quel muro lì è molto fragile. Se tu ci vai addosso col tuo peso, sostanzialmente potresti trovare una cava nascosta.
Durante la guerra, i banditi spesso nascondevano il loro tesoro in esse e in più appunto le chiudevano con un po' di pietre. Ok, e questo è tutto, non posso aiutarti di più. Grazie per il tuo aiuto. Vabbè, non sei sprecato moltissimo, direi. Comunque, ok, vado verso Wiltshire ora. Possiamo incontrarci lì. Ti prego, insomma, di venire. Sentiti libero di venire a visitarmi. E non dimenticarti della cava lì. Ok, ma devo quindi salirci da sopra, mi sa. No, ok. È stato spingere. 150 monete. Ok, poi c'è un altro cristallo. Oh, Master, Sword Master. Un cristallo per il Rob. Allora, a questo punto noi, ok, possiamo andare qua. Un frutto succulente. Qui non c'è assolutamente nulla, sembra. Ok, bisogna stare attenti allora a trovare queste cave. Niente. Nulla. Vediamo come funziona. Ah, ok, ecco perché era tagliato così. Perché non eravamo mai entrati in quella zona lì. Che casino, tra l'altro, eh. Ok, qua c'è un'altra cosa per il tesoro. Qui? No, ma ecco. Poi dopo ogni tanto abbiamo queste cose qua. È da vedere. Le lasciamo un po' così. Non si trova un'altra. Un altro simbolo in terra, non sembra. Questo. Allora, tu non sei un membro della Gilda degli Avventurieri, quindi non ho nulla da dirti. Beh, grazie signore, cosa c'è un boss più avanti? Che casino. Poi torniamo indietro. E finiamo di visitare dove eravamo. Un po' in avanzo. Oh. Sono un po' in avanzo scoperta, ma non vale la pena. Un'altra armatura. Vediamo un attimo. Lì. Che puoi andare nella battaglia con il bottone sinistro. Left button. Quando sarà disponibile, ma in questo momento ci sta solo dando le cose che abbiamo, la missione corrente. Quest log. Ma no, è questa. È left trigger. Però ha tre cave nascoste. Qua? Prova l'emblema, prova 9 tesori, vai in fansport, ci sono stati, e esplora la maggior parte della zona di fansport. Quel 5, bene, abbiamo fatto. Ah, ok, quindi ci danno 5 skill point e 100 monete. 5 muco sterile. Ah, ok. Catena più lunga è 4 per ora. Cos'è in più? Ok, ma come funziona? Io posso attenzione, questi li abbiamo già fatti, perché questi siamo entrati nei campi di Roland e questi abbiamo trovato 5 collezionabili nel campo di Roland. Allora qua dobbiamo sconfiggere altre tartarughe e poi allora diventa una catena più lunga. Quindi penso che intenda dire che
è meglio aspettare a riscuotere. Adesso proviamo, che tra l'altro c'erano delle... Vai di qua. No. Però abbiamo trovato il tesoro, quindi va benissimo così. Ripeto, ha fatto un lavoro notevole. Qua c'è un'altra cosa. Quindi questo è il quest log col trigger di qua. Questo è il coso. Quell'altro trigger, ok. Allora, dov'è che erano? Ce l'abbiamo già trovato. Eccoli qua. Qui ce ne sono solo due, però. Allora. Si è fatto l'evasione, qui iniziamo col avvelenare tutti. Ok, ci ha addormentato ma ci siamo svegliati subito, perlomeno c'è scritto così. Allora adesso per intanto andiamo che agisce di più è questa, quindi voglio guardare quella cosa lì, non io semplicemente guardavo la prima in avanti, ma tanto vale sconfiggere in ordine di turni più che altro. Allora dopo che abbiamo fatto il pandemic tiriamo dentro l'N, detto che Rob proprio. Come dicevo, vedete che la I è clemente, no? È programmata così, perché sennò cioè il Rob sarebbe sempre in terra e basta. Ok. Io direi... Facciamo entrare lei. Deve essere il petal. Vediamo se... No. Allora, eliminiamo lui. Sì. Poi. Aiutiamo invece Rob. A parte che possiamo semplicemente... Non è che tocca Rob? No. No, perché poi toccano a loro, quindi curiamolo. Toccano a loro e potrebbero metterlo fuori gioco. Quindi curiamo Rob. Il sovraccarico. Possiamo far questo. Fibra di... Ok, adesso... Sono avvelenati, no? Sì, però per solo un turno. Vabbè, fa niente. E loro erano deboli poi a... Lui al veleno e basta. Quindi... Possiamo anche proseguire... Estendere. Oh, è stato... ancora una possibilità, quindi facciamo questo. Ok, aspetta, storno qua non si attiva più.
Beh, sì, c'è sull'evasione. Bisogna fare il clean, bisogna togliere il buff. Proviamo a vedere se ci entra comunque il... c'ha per due turni, c'è l'evasione. Proviamo se arriviamo. No, no, proprio no. Non ce la facciamo. Allora, intanto... perché la prossima è lei, ma non... facile eliminare questo, ok? Allora... nulla da fare... è uno spreco usare questa cosa. Oppure dobbiamo fare la difesa per abbassare il wear drive. Non tutti da due. Oh, va Petra Storm, vai. Ah, però. Ah, ma cavolo, ma quelle vese non è, cos'è del 100%? Abbiamo un oggetto per toglierglielo in qualche modo. Non c'è ancora un tipo di oggetto così. Queste sono tutte cure. Non abbiamo cose di attacco, non abbiamo nulla. Boh, ma chi se ne frega. Cioè, non ci fa danno. Non vale la pena. Non attaccano male. Missato. Ma chi è che faceva il clean? Forse era Len? Ecco, è un peccato perché da qua non c'è modo di vedere un riassunto dell'abilità. Se mi sono dimenticato. Niente, non gli entra nulla. Dobbiamo provare Len, forse era Len che faceva questa cosa. Siamo ancora... ok, vediamo un attimo. Cleanse, era lì. Era lei. È solo lei che fa questa cosa. Rimuove un... tremendo! No, ha missato anche questo. Allora prendiamo un dolcetto. Ok. Ma... ok, non ha più il suo... no, finalmente è finito il suo evade infinito. Oh, eccoti qua che ti ho preso. Overdrive. Over it. Lei era debole al veleno, abbiamo detto, quindi li mettiamo dentro lui. Vabbè, pare che forse so. Ok, dato. Oh. Però dobbiamo ricordarsi, era Len col cleanse. Però allora, quindi tiriamo fuori questo. Manca ancora una tartaruga. Allora andiamo a vedere qua sopra. Questo qua chi è? Aiutami! Ah, questo è quello che poi... no, sono scappati. È scappato. Non è andato, corso via. Penso, Don Q. Penso che sia quello del marito di quell'altra, no? Ah, no. C'era andato, giusto. Però ha fallito. Non è riuscito a sconfiggerlo. E allora adesso lo sta inseguendo praticamente. Ma chi? L'ha ripetuto? Sì, ho fallito per sconfiggere. E ora mi sta praticamente cercando. Di cosa stai parlando? Pure, non c'è nulla qui? Pensi che io sia matto, eh? Tu non sei differente dagli altri. Ok.
Vattene, lasciami con i miei problemi. Di cosa stai parlando? Non lo vedi? È quella bestia che sta volando alto nel cielo. Aspettate. Ah, hai ragione, devo essere cieco. Mi stai prendendo in giro? No, tu stai parlando di dei mulini? Esattamente. Tu vedi quello che ha una... come si chiama? Ruota rotta. Potrebbe sembrare, come dire, inerme. Se tu guardi bene, è solo un'illusione. Non permettergli di imbrogliarti. Ti prego, sconfiggi il mostro e salva questa terra. Ah, Don Chisciotte. Ok, è una citazione di Don Chisciotte. Vabbè, ok. Allora, è davvero il mulino. Quella ruota rotta, sì, non ha l'elica, diciamo. È un mimic. Ma dai! Carina questa trovata. Ah, ok. Sconfiggi l'edificio. Andiamo a vedere se... Ho visto, tu hai sconfitto il mulino. Sapevo che c'era qualcosa di sbagliato. Ti ringrazio. Non solo hai salvato questa terra, ma hai salvato anche la mia sanità mentale. Io pensavo di aver perso la mia mente, insomma, aver perso la testa. Ma cos'era quello? Un mimic? Un mostro che praticamente si imita, si nasconde. Come se fosse un altro oggetto. Beh, il classico sono i bauli, no? A forma che poi tu dici: ah, che bello, il baule è pieno di tesoro. In realtà è un mimic. Che pensiero terrificante. Ci ha dato si chiama rapier, sarebbe. Vabbè, una spada. Come si chiama? Un fiorino? Come si chiama? Comunque, in ogni caso, io torno a casa ora. Ti ringrazio per avermi aiutato. Ecco un segno della mia gratitudine. Se torniamo, la moglie ci dà qualcos'altro. Proviamo andare a fare un giro veloce. Cercare di combattere i mostri ancora una volta. Ok, mi dispiace. Niente. Però è stato lì a fare anche le cose che deve fare tutte. Ha dovuto fare tutto lui. Se è vero che ha fatto tutto da solo. Invece qua... Ah, si scende, ecco com'è che funziona. Ok.